se, chiamalo con U, chiamalo con G, chiamalo con E, chiamalo con S, chiamalo con U, si chiama Gesù. Si muove in me, io canto come David. Spirito di Dio si muove.
spirito di Dio si muove in me, io lotto come David. Se lo spirito di Dio si muove in me, io lotto come David. Io lotto, io lotto, io lotto come David. Io lotto, io lotto, io lotto come David. E se lo spirito di Dio si muove in me, io vinco come David. Se lo spirito di Dio si a Dio appartiene l'onore e la gloria. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora egli renderà ciascuno secondo il suo operato. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non morranno prima di aver visto il figliuolo dell'uomo venire nel suo regno. Fin qui la parola di Dio. E devo dire che ancora questo passaggio biblico mi tocca in maniera personale, in maniera particolare, e voglio sperare che possa toccare tanti fratelli, che questa parola ancora di questo momento, predicata in questo frangente, senz'altro sarà per coloro che conoscono già il Signore e per coloro che devono conoscerlo. Ne vedo un doppio messaggio, o meglio due indicazioni diverse. Gloria al nome del Signore, perché si parla innanzitutto di prendere una croce, si parla di discepoli. Quanti realmente comprendono nel senso cristiano cosa significa essere discepolo del Signore Gesù? Tutti si chiamano cristiani? O tutta l'umanità che ha conosciuto la croce, o l'ha conosciuta storicamente o in altre maniere, si dice cristiana, e pare che questo possa bastare. Ma c'è una fascia particolare di coloro che hanno conosciuto la croce e soprattutto il dopo croce. E voi comprendete cosa voglio dire col dopo croce? Conoscete tutti cosa significa?
perché è stato bello, meraviglioso, l'atto d'amore che Dio ha manifestato mandando il suo unigenito figliuolo a morire sulla croce per i nostri peccati. E Gesù è stato ubbidiente fino alla morte della croce, ma ancora più glorioso per me è il dopo croce, cioè quando Gesù risuscitò. Nella risurrezione del Cristo noi vediamo un prosieguo più consistente di quello che è stato manifestato e di ciò che è manifestato e di ciò che sarà manifestato dell'amore di Dio. Cristo, e noi sappiamo che Cristo è Dio, vero? Noi l'abbiamo riconosciuto vero uomo e lo riconosciamo vero uomo, ma soprattutto lo riconosciamo che è stato ed è vero Dio. E questo è un punto fondamentale di dottrina, dove non c'è proprio da uscirne fuori. Grazie al Signore è la ragione della nostra vita e della nostra fede, punto fondamentale del vero cristianesimo. Cristo vero uomo nella sua umanità, e sulla croce non morì Gesù uomo, non Gesù Dio, morì Gesù uomo. Qualcuno dirà: ma Dio è stato assente dalla scena. Assurdo, perché sulla croce morì soltanto l'uomo, la carne, ciò che era il rivestimento umano di Gesù. Ma Dio non è mai morto, Dio è vivente. Eppure quel corpo, eppure quel corpo che morì, risuscitò. Risuscitò glorioso, trionfante, in corpo celeste. E ne parla tutta la scrittura di come gli apparve, prima agli uni e poi agli altri. E soprattutto quel Signore Gesù è diventato il capo di questa Chiesa. È diventato il capo della Chiesa, della vera Chiesa di Gesù Cristo, che non conosce altri capi, che non conosce altri signori. Amen. E il cristianesimo, cristianesimo è tutto quanto. Cristianesimo è una parola che è diventata un po' troppo generica. Ma qual è la realtà del significato di cristianesimo? Seguaci di Gesù Cristo. E fra i seguaci ci sono coloro che si vogliono distinguere in questo. Perché? Perché c'è una chiamata. C'è stata una chiamata nel passato, c'è una chiamata nel presente. Il Cristo desidera che tanti siano i suoi discepoli. Discepoli sono coloro che vogliono ubbidirlo, coloro che vogliono camminare nella sua direzione, coloro che non si limitano a riconoscerlo, gloria a Dio, grazie Gesù, tu sei il mio Signore, ma coloro che vivono una vita reale, un cristianesimo autentico. Mi direte: ma è così difficile in questi giorni? Che significa cristianesimo autentico? Diciamolo senza fronzoli, diciamolo senza addolcimenti. Cristianesimo significa vivere nella santità del Cristo. Cristianesimo significa discepoli, significa soprattutto fedeli non solo al suo insegnamento, nel praticare l'insegnamento che egli ci ha dato. E per praticare questo insegnamento cosa ci comporta? Degli onori, ci comporta dei benefici economici, ci comporta l'onore delle folle? No, tutto questo ci porta a una sofferenza, molte volte soprattutto al disprezzo degli uomini. Perché i discepoli sono coloro, come dice questa scrittura, quando Gesù lo disse a quei discepoli: se qualcuno mi vuol seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La parola di Dio è pazzia al mondo, e per mondo intendiamo coloro che vivono nella materia, coloro che vivono carnalmente, coloro che vivono per quel che vedono e per quel che toccano, coloro che pensano che sia importante tutto ciò che è intorno di loro, coloro che dicono: oh, mangiamo, divertiamoci, perché domani, poi domani non c'è più niente. I materialisti non possono comprendere questa parola, è una parola difficile. Come si può arrivare a rinnegare se stessi? Come si può fare a prendere la propria croce in spalla? Ma abbiamo una propria croce? E qui voglio dire qualcosa a tanti fratelli, a tante sorelle e a tanti amici che tante volte confondono il significato di questa croce di cui parla questa scrittura. Loro pensano che la croce siano i problemi di tutti i giorni, il problema economico, il lavoro, la situazione, l'infermità, la malattia. Ma queste sono cose che sono comuni a tutti gli esseri mortali, scusatemi.
Tutti quanti hanno questi disturbi, tutti vivono con queste difficoltà, o mi sbaglio? C'è un'umanità piena di problemi, non è questo del togliere la croce o rinnegare se stessi. Qui si parla esattamente di rinnegare se stesso e prendere la propria croce in spalla per seguire il Maestro, per seguire il Signore. Di Maestro si chiama solo Gesù, sono tanti maestri orientali, ci sono tanti maestri di tante maniere, ma noi, il nostro Maestro, il vero Maestro, il tuo Maestro deve essere soltanto Cristo Gesù. Alleluia. Cristiani, vogliamo seguire il Signore. C'è una chiamata, è vero, per tanta gente che non conosce Dio. È vero che c'è una chiamata per tante persone che dicono di conoscere Dio ma non hanno mai realizzato la propria vita. Ma io credo che nella chiamata ci sia un'altra chiamata. Il Signore sta chiamando tanti cristiani da un cristianesimo superficiale, da un cristianesimo troppe volte di presunzione. Cosa voglio intendere di presunzione? Che molti dicono: io sono arrivato, ah, io sto a posto, io mi attengo, io conosco questo io che va davanti e indietro, questo io che danneggia gli uomini, le donne, che danneggia anche il popolo di Dio, che li rende presuntuosi, superiori agli altri, che li fa sentire che hanno, sono arrivati alle stelle. Oh no, il cristiano, il discepolo sa di doversi piegare davanti a Dio ogni giorno, di dire: Signore, abbi misericordia di me, donami le forze per piacerti, perché oggi che mi sono sforzato pure ho sbagliato tante volte. E il discepolo non vuole sbagliare, almeno non ha il desiderio di sbagliare, vero? Non vogliamo dire che non può, perché siamo umani, siamo umani. Non vogliamo vivere una dimensione irreale, dobbiamo vivere il cristianesimo, e per cristianesimo ancora l'Evangelo che parla di cristianesimo, dell'Evangelo di cui vivono i cristiani, ha una dimensione umana, reale, non ipotetica. Non si parla di cose che non possiamo fare. Oh sì, per natura noi non potremmo, o meglio non vorremmo, non ci sarebbe il desiderio di farle, ma per l'amore che viene praticato nel nostro cuore, per quell'amore che è entrato, di quell'amore di Dio che poi si trasforma in forza divina. Una croce è dolorosa, però il Dio ci dà la forza, ci darà la forza, ci darà la grazia, per chi lo vorrà, di prendere ogni giorno la propria croce sulle spalle e seguire Lui. Amen. Ogni giorno. Non puoi essere il discepolo del lunedì o del sabato o della domenica. È una scelta, come si fanno tante scelte nella vita. Nella vita c'è una scelta da fare e ci sono diverse scelte da fare nei settori sociali, nei settori della vita normale, in quelle che sono il lavoro e tante altre cose. Ci sono la vita, proprio la vita umana ci porta a fare delle scelte continue. E io credo che sia una scelta basilare, fondamentale, quello di servire Dio ad onta, a dispetto di tante situazioni. E vi credete che tutti possono approvare, vero? Ne abbiamo parlato prima, ci sono tanti che aspettano questa trasmissione in cui noi parliamo della parola di Dio con semplicità, che aspettano con gioia. Quanti veramente consensi stiamo avendo di cristiani che aspettano proprio l'orario, dice: io ti seguo, fratello, io sto lì e mi rallegro della parola. Ma chissà quanti ci beffano, chissà quanti, e quanti insulti, non ce ne importa niente. Non c'è, ecco la croce, quella è una croce. Che parlino male di te, che ti calunniano, l'importante è che hai fatto la tua scelta e non ritorni indietro da questa scelta. Rinnegare se stesso non significa: io non mi chiamo più quello che mi chiamo. Rinnegare se stesso sta a significare che di quello che può essere umanamente ciò che interessava di me, di quella che era l'ambizione umana, carnale, del mio io, non me ne importa più niente. Del tuo io non te deve importare più niente, perché per noi è importante che Lui venga innalzato, che Lui venga predicato. Lui che è il Signore Gesù entra nel cuore e fa l'opera. Lui farà ogni cosa. È come in una grande nave, no? Che questa nave cammina, ma poi non ha importanza il nome degli uomini che sono adoperati per i vari impieghi per portare avanti questa nave. L'importante è che il transatlantico arriva nei porti. L'importante è che la nave si veda. L'importante è che la nave cammini. E i discepoli devono fare proprio questo. Devono mai pensare di essere troppo importanti,
siamo spiritualmente importanti per il Signore. E questo è un altro tipo di importanza. Siamo cari a Dio, vero? I discepoli sono e fanno parte di quello che è l'espressione che molte volte viene usata nella Bibbia di quello di essere la pupilla dell'occhio di Dio. Oh, e la pupilla dell'occhio di Gesù è la stessa cosa. Ribadiamo che Gesù è Dio, amen. L'importante è che Lui è contento di noi. L'importante è che Lui che abbia stima di noi. L'importante è che Lui possa dire: tu sei il mio buon discepolo o una mia buona discepola. Quello che pensano gli altri, noi siamo nel giusto, nel vero, l'importante è che lo siamo. L'importante è che noi camminiamo. Forse chissà quanti cristiani hanno intrapreso un cammino di discepolato nell'ubbidienza, nel servizio santo al Signore, nel mettere da parte la loro personalità umana, nel rinnegare tutto ciò che è valore per l'uomo, per innalzare il nome del Cristo. Quanti chissà hanno iniziato pure a portare la croce, ma poi strada facendo, attirati un'altra volta da tante situazioni, l'hanno abbandonata, l'hanno buttata per terra, sono rimasti di nome cristiani, ma hanno lasciato quella che è la chiamata del discepolo. Il Signore vuole molti discepoli in questi giorni. Quanti? Un numero? Non c'è numero. Il campo è grande, gli operai sono pochi e gli operai devono essere i discepoli. Gli operai veri sono i discepoli, quelli che sono al suo servizio, quelli che vogliono fare appieno la sua volontà. E qual è la sua volontà? Che il mondo peccatore possa riconoscere che Gesù è il Salvatore e che possano convertirsi a Lui. Amen. Vogliamo dire: Signore, facci i tuoi discepoli, degni discepoli. E il discepolo imita il Maestro. Noi vogliamo essere imitatori di Gesù Cristo. Paolo diceva agli altri: siate i miei imitatori come lo sono io del Cristo. Alleluia. Noi vogliamo imitare il Cristo. La prima qualità del discepolo qual è? Abbiamo visto il rinnegamento della propria personalità lo porta all'umiltà, lo porta a essere semplice, schietto, a accontentarsi di ogni situazione. Porta la sua croce e non si lamenta. E non dice, non grida agli altri ogni giorno: io sto portando una croce, io sto facendo questo per il Signore. Non mette i cartelli pubblicitari o non si attira la stima degli uomini perché è un santone. E noi ricordiamo in questo esempio quante volte il Signore Gesù puntava il dito contro gli scribi e i farisei, i sacerdoti dell'epoca, che si mettevano nelle angole delle piazze, si mettevano a pregare vestiti della loro tunica soltanto per far dire quanto sono bravi, quanto sono buoni. Non è questo che deve ricercare il discepolo. Il discepolo deve ricercare di piacere al Maestro vivendo una vita che molti non riescono a comprendere. Voi la comprendete? Una vita santa è il ritornello che si rinnova. Santa, diversa dagli altri. Ma sì, diranno 20° secolo, adesso si parla già di 21° secolo, si dirà che le cose sono cambiate, si dirà che tutto è aggiustabile, si parlano e si dicono tante sciocchezze, ma la parola di Dio rimane questa. La parola di Dio non è mai cambiata. Il Signore è lo stesso ieri, oggi e lo sarà in eterno. I suoi discepoli dovranno essere sempre quelli: gioire con chi gioisce, soffrire con chi soffre, pronti, volontariato da sempre. Questa parola come mi sta entrando in questi tempi che parlano tutti di volontariato. I discepoli di Gesù Cristo sono stati volontari e saranno volontari da sempre, senza chiedere aiuto a nessuno, senza chiedere riconoscimenti, senza chiedere ancora qualsiasi forma di guadagno. I discepoli di Gesù sono stati sempre volontari. Alleluia! Amen! Pronti a stendere la mano nelle proprie possibilità spirituali, morali, qualche volta economico, perché la maggior parte dei discepoli non ha grandi possibilità economiche. Molti, tante volte vorrebbero l'aiuto soltanto economico, vorrebbero soltanto che qualcuno gli dà una somma di denaro, quello che noi non abbiamo, e pensano che la somma di denaro risolva tutti i problemi. Gesù risolve tutti i problemi. Una fede sincera in Lui
Perché prima di essere discepoli noi abbiamo ricevuto una chiamata, vero? Questa chiamata ci ha fatto capire che la nostra vita diventa importante quando la sua vita è innestata nella nostra. Siamo proprio come la vite e i tralci, siamo innestati in quella linfa gloriosa celeste, quella linfa che non verrà giammai meno in eterno. Amen. Ecco, fratelli, sorelle mie, amici cari, cristiani convinti o meno convinti, il Signore sta facendo una chiamata di discepoli. Chi mi ama, e qualcuno dirà: io ti amo. Io so che voi state dicendo con me: noi ti amiamo, lo stiamo dicendo? Noi ti amiamo, lo stiamo dicendo questo? Rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la propria croce in spalla e mi segua. E credo che questo linguaggio è comprensibile a tutti i cristiani, a quelli che hanno provato l'amore di Dio, a quelli che hanno, spiritualmente parlando, Gesù nel cuore. Amen. Ma per tanti altri forse non è così chiaro. E allora ecco, subentra la seconda parte di questo messaggio, che ne deriva dal verso che viene appresso, un verso crudo e nudo, ma che mette i punti giusti al posto giusto, gli accenti sulle vocali giuste. Ed è il verso che troviamo che dice che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo poi perde la propria anima. Ma prima di questo c'è un verso che parla di salvare e perdere la vita. Non la posso trascurare quest'altro verso. Lo ricolleghiamo e poi ci riportiamo al verso che avevamo citato. Perché il verso precedente dice: perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. E questo è un linguaggio che per molti non è molto chiaro. Non è chiaro per coloro che non conoscono che cosa sia la vita. Come si chiama? Tu lo sai come si chiama? La vita eterna. Per molti c'è solo questa vita. Per tanti sono interessati solo a questa vita, tutto ciò che concerne questa vita. E dice questa scrittura che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. Questo perdere ha un altro significato, non è soltanto dover morire. Questo perdere sa significare per tanti è perdere la vita, non divertirsi, non avere svaghi, non avere tempo per fare quello che gli pare e piace, è un modo di perdere la vita. Quindi non possiamo intenderla soltanto in una sola direzione. Oh, molti dicono che perdono la vita, perdono gli anni, superano gli anni. Noi servendo il Signore non perdiamo niente, per il mondo perdiamo. Perdiamo delle occasioni di divertimento, perdiamo delle occasioni forse di riposo, ma noi guadagneremo la vita eterna in Cristo Gesù. Ma non la guadagneremo soltanto. In realtà c'è una grossa realtà spirituale, che noi questo guadagno già lo stiamo facendo. Perché? Perché c'è pace profonda nel cuore, vero? C'è pace profonda nel cuore in tutti coloro che sono stati lavati col sangue dell'agnello, e per i discepoli di Gesù, per coloro che lo seguono, ci sono tanti vantaggi che molti ignorano, che molti non si rendono conto, ma che voi lo sapete bene, che voi avete fatto l'esperienza, voi che l'avete fatta questa esperienza, insieme a me, sapete molto bene che ricompensa umana non ce n'è, critica non manca, giudizi neanche, ma abbiamo una interna pace profonda che nessuno ci toglierà. Abbiamo una gioia sincera e una soddisfazione anche nelle piccole cose, perché la parola di Dio è diventata per noi regola della nostra vita. Anche le piccole cose, le piccole soddisfazioni ci rendono tanta gioia, ci portano tanta gioia, non è vero? Amen. Gloria al Signore. Diceva l'apostolo Paolo: avendo da nutrirci e da coprirci la grazia di Dio, come dice, ci basta. Gloria al Signore. Ma ritorniamo al verso invece per coloro che sono materialisti. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima?
ovvero che darà all'uomo in cambio dell'anima sua. Molti vivono per quello che è questa vita, e in questi giorni il Signore ha messo nel mio cuore una realtà diversa, e spero che sia per ogni cristiano. Voglio trasmettervela. Non lo so se è venuta per una visione spirituale, ma se è più qualche cosa di mentale che è entrata nel cuore. Il Signore mi faceva considerare, e in questi giorni ne ho parlato ancora con dei fratelli. Voglio ancora rendere a voi questo pensiero in questa sera. Il Signore mi faceva vedere che tutto ciò che è intorno di noi è vanità, tutto ciò che ci circonda non ha un reale valore di essere, ma è qualcosa di effimero, qualcosa che non ha una consistenza, qualcosa che non ha una realtà di vita e di vita permanente, ma qualcosa soltanto per un tempo. E guardate, la cosa che più mi veniva, e stiamo parlando per televisione, era proprio un televisore. E il Signore mi faceva riflettere questo, e credo che sia stato lo Spirito di Dio a farmi riflettere questo. Cose che sono elementari, ma che tanta gente dà tanta importanza a tante cose, agli oggetti, alle pellicce, ai vestimenti, a tante altre cose che fanno parte di quel riempimento che mai riempiono la vita. E io vedevo davanti a me, vedevo questi oggetti, il televisore, che può essere una cinepresa, una macchina fotografica, un oggetto di valore. Questi sono oggetti che attirano sempre. Tante persone sono incontentabili. Molte persone comprano, si comprano sempre, ricomprano sempre, perché la loro vita è fatta solo di queste cose. Voglio farvi comprendere quanta poca importanza a queste cose. E il Signore metteva un pensiero nel cuore e nella mente, dico nel cuore perché veniva dallo Spirito, mi faceva pensare proprio questo. Vedi questi oggetti che sembrano così importanti, che la gente a volte fa di tutto, sacrifici per acquistarseli. Pensa, che cosa sono in sostanza? All'origine che roba è? È materia lavorata, quindi trasformata. Materia. E nel guardare il televisore, proprio l'esempio del televisore ve la voglio trasmettere, io pensavo proprio a quello che è. L'involucro esteriore è fatto di plastica. Proviamo ad andare a ritroso, nel processo iniziale, e ritorniamo agli elementi. Il mobile sarà fatto di plastica, una volta era di legno, oggi sono tutti di plastica. È una scatola ben disegnata. Tornando alla natura primitiva diventano dei granellini di plastica, vero? Ed ecco un primo mucchietto di plastica. E poi entriamo nel dentro. Prendiamo la parte di vetro, il tubo. E torniamo un'altra volta allo stato iniziale della materia. E vedo un altro piccolo mucchietto di vetro, e così tutti i componenti dentro, tutta quella bella elettronica che molti non ne capiscono niente, ma ci piace a tutti guardarla allineata con i vari colori. Un mucchietto, due mucchietti, tre mucchietti, anche quattro, cinque, secondo le materie, è tutto là, è tutto là. E la gente si ammazza per queste cose. E così parliamo di un bel vestito, e ritorniamo all'origine di tutto ciò che è il vestito, e ritorniamo a tutte le cose più lussuose, più appetibili, più desiderabili. Parliamo delle cose temporanee, cioè delle cose che sono solo per questa vita, e le cose che sono per questa vita sono cose che non hanno consistenza, non hanno valore, e la gente si ammazza per queste cose, e la gente vive per queste cose, e molte volte ancora diventa schiavo di queste cose, e quando non si può avere, e quando non si riesce ad avere, si invidia quello degli altri. E lo stesso è un'automobile, grande che sia. Provate a vedere in sostanza che cosa è. Tutto c'è un discorso che qualcuno dirà, ma è esagerato. No, non è esagerato, è realtà. È una realtà, sì, sono quelle materie che d'altronde ritorneranno in quella maniera. Se voi pensate che il ferro deve essere protetto, le vernici devono proteggere le carrozzerie delle macchine, soltanto perché? Perché la ruggine, l'ossido e il tempo, se li vogliono riportare allo stato di cui erano inizialmente, pensiamo tutto intorno a noi, non è il stesso nostro corpo, non è niente di bello, di appetibile internamente, esternamente, se ha una bella pelle, almeno in certe età,
si può avere della bella presenza, ma poi alla fine quando ci andiamo a vedere e ci facciamo una radiografia, cominciamo un pochettino a disturbarci. Quando vediamo come siamo fatti nella nostra struttura, tutto ciò, e sappiamo che non ha una durata, perché polvere eravamo e polvere ritorneremo, ma dentro di noi il Signore Dio ha messo lo Spirito, alleluia, e lo Spirito è eterno. Lo Spirito è eterno ed è lo Spirito che desidera fare la volontà di Dio. Quando questo spirito alimentato da Dio mette in condizione l'essere umano di ricevere la parola, allora questo spirito, che è così forte, che entra in comunione con Dio, in un discorso intimo con Dio, e allora vediamo, fratelli miei, sorelle care, amici cari, vediamo che queste cose qua giù non hanno più una grande importanza. Quelle cose che per le quali ti stai ancora combattendo, chissà quanta gente si riempie di debiti, si rende la vita ancora più un inferno di un inferno, e sta lì per arrivare, perché il diavolo ha questa funzione. Il diavolo c'è, esiste purtroppo, ha la funzione di far sì che l'uomo possa desiderare quelle cose, glieli fa vedere che sta per raggiungere, ma nel momento che sta per toccarle si scosta, e allora bisogna fare un nuovo combattimento per arrivare a prendere, ecco, e la vita se ne scorre. Gli anni passano e anche quando si arriva a toccare qualcosa, constatavo proprio l'esempio dei bambini. I bambini nostri di oggi hanno un privilegio rispetto a noi bambini di ieri, di avere dei giocattoli facoltosi, tecnicamente elevati. Noi bambini di ieri, io ricordo la mia infanzia. Lo voglio raccontare, questo piccolo episodio. Una volta mi regalarono 500 lire, ero un bambino, vi sto parlando probabilmente del 44-45, molti di voi non eravate nati, i fratelli più anziani, gli uomini più anziani si ricorderanno, beh, dopo la guerra, forse 45, avevo i miei 5 anni, 6 anni, insomma questa era la mia età, e mi fu regalata una somma. E c'era un bel negozio di giocattoli, sapete come era costituito? Una bancarella con tutte sciocchezzuole che oggi non esistono nemmeno più. Il cavalluccio di legno, la geggia che si soffiava dentro, che adesso usano soltanto a carnevale, molto meglio, piccole cose con pistolettine piccoline fatte. Noi a Napoli gli davamo un certo nome, li chiamavamo Ferdinandi, alleluia, permettetemi di dirvi queste cose. E bambino com'era, nel desiderio di avere tutto, mi andai a comprare tutte quelle sciocchezze. Dovette intervenire mia nonna per andare a reclamare presso quella donna che aveva visto un grande affare. Mi ero comprato tutte quelle sciocchezze che vendevo a quella donna, attirato da queste cose. Ritornando oggi, i nostri bambini, i migliori giocattoli, si spendono centinaia di migliaia di lire, e il papà tutto contento, e fra questi papà ci sono stato anch'io. Oggi i miei sono più grandi, ma c'è ancora una mia figlia che ogni tanto aspetta quando gli porto qualcosa. Voi lo comprate, spendete tanti soldi, fate una certa scelta, arrivate lì, un bacio, bello, buona papà, ci giocano mezz'ora, e poi? Provate a domandargli, l'avete fatto forse, non giochi con quel giocattolo, ma a me è passata la voglia, non c'ho più voglia, ci vuole un altro giocattolo, e poi ce ne vuole un altro ancora. E l'uomo carnale in questi anni cerca, vuole di qua, vuole di là, vuol riempire la vita. Forse sei tu fra questi che ci seguono, ci sarai anche tu che vuoi riempire la tua vita, e giri a destra e sbatti a sinistra, e vuoi guadagnare e vuoi far carriera, e i figli dovranno avere questo e i figli dovranno avere quello, e poi e questo e quello. E che giova egli all'uomo, dice la scrittura, se guadagnasse tutto il mondo. La prima parte: non c'è un uomo che ha potuto e potrà guadagnare tutto il mondo. Ma l'inverosimile da questo esempio viene che gioverebbe egli all'uomo se potesse guadagnare tutto il mondo e poi perdere. Perdere significa proprio perdere l'anima sua,
E anima significa la vera vita, la vita, la sua vita. Che giove che è l'uomo, che si dà da fare a destra e a sinistra, che corre a destra, a sinistra, che fa tanta cattiveria, che uccide il prossimo per avere quello del prossimo. E se non lo uccide con le mani, lo uccide con la bocca, lo uccide con tante maniere. Ecco perché il peccato abbonda e sovrabbonda purtroppo in questi ultimi tempi. Ma ricordiamoci, e ricordiamoci che l'opera dello Spirito Santo non è ferma. E ancora noi siamo testimoni che dove ancora il peccato abbondava, dove il peccato era abbondante, la grazia di Dio ha sovrabbondato. Oh, questo non significa getta via ciò che non tutto quello che hai, buttale e poi segui il Signore. No, servitene pure, sappi ringraziare Dio, ma non vivere per gli oggetti, non vivere per le cose inutili, non combattere la tua vita, non renderti infelice una vita che invece potrebbe essere, può essere completamente diversa. Se tu apri il tuo cuore alla vera fede, non alle regole di una religione sterile, fatta di regolamenti umani. No, non vogliamo parlare contro nessuno, ma la parola di Dio ci parla chiaro, il messaggio dell'Evangelo che Cristo vuole che giunga al cuore degli uomini e che Lui è pronto a diventare l'amico dell'uomo, il consigliere, colui che l'aiuta, colui che lo sostiene. E per questo lui chiama i discepoli. Vogliono i discepoli collaborare col Maestro? Vogliono i discepoli collaborare col Maestro? Vogliono i discepoli collaborare col Maestro? Allora annunciamo la parola di Dio, quella che è la vera parola di Dio, senza fronzoli, senza storpiarla, senza aggiustarla a modo proprio, secondo il proprio volere e desiderio, ma non siamo al mondo questa realtà. Gloria al Signore. Perché? Perché dobbiamo dire: ridete quando volete, sorridete quando volete, ma c'è una vita eterna, e la vita eterna la riceveranno soltanto coloro che, accettando Gesù in questa vita e accettando Gesù, dicono: Signor Gesù, da questo momento io mi piego davanti alla tua santità, davanti alla tua divinità. Signore, entra nella mia vita, distaccami dalle cose che sono intorno di me, fammeli vedere con gli occhi veri. Togli da me queste scaglie che mi fanno vedere le cose importanti, quelle che non lo sono, e non mi fanno vedere importante ciò che è. Fammi vedere che c'è e ci sarà una vera vita che non finirà. Non finirà, per questo si chiama eterna. Questa esistenza terrena è inutile che pensiamo che succeda sempre agli altri, succederà a tutti quanti. Questa esistenza terrena finirà. Il tempo sarà quel che sarà. Come il ferro viene attaccato dall'ossido, il nostro corpo è attaccato dagli anni, dall'ossido della vecchiaia. Abbiamo un tempo, e Dio lo sa. Quanto? E Dio lo sa. Ma quando viviamo nella dimensione spirituale, dando la giusta dimensione e il giusto valore alle cose che ci circondano, e dando il vero valore alle cose che non si vedono, perché le cose che non si vedono sono per l'eternità, sono perenni, tutto ciò che tocchiamo. Beh, diceva Lavoisier, nulla si crea, nulla si distrugge. C'è trasformazione, rimarrà sulla terra, sarà polvere. Una cosa che è oggetto diventa polvere, viene trasformata, cambiata, ma ciò non cambia niente. Rimarrà soltanto, rimarrà qualche cosa che non ti servirà, non te lo porterai appresso. Quando siamo nati, tutti lo sanno, la vecchia storia, la vecchia realtà, nasciamo ignudi e c'è qualcuno pronto a rivestirci. E quando ce ne andiamo, beh, ci resteranno addosso pochi stracci. Cara amica mia, tu non potrai mettere la tua pelliccia nella bara e non puoi prendere tutto il tuo guardaroba se ce n'hai grosso. Cari fratelli, potete mettervi giusto, vi metteranno addosso un vestito, un pigiama, ma più di quello non possiamo portare niente. E poi non significa portarselo. Perché? Perché queste cose periranno, marciranno. Ma c'è una vita eterna. Gesù è il Signore dell'eternità. Gesù è il Cristo vivente. Alleluia! E può cambiare la tua vita da adesso, darti una nuova dimensione. Sì, è vero. Il cristiano porta una croce, ma porta anche tanta gioia nel cuore.
E questa croce non la porterà per l'eternità, questa croce la porterà su questa terra, ma un giorno volerà nell'eternità e ci volerà senza croce. Alleluia! È come il Signor Gesù ascese al cielo, ancora i cristiani, senza ali, senza aeroplani, saranno presenti davanti all'agnello di Dio, davanti al Cristo, davanti all'unico Maestro. Io so che voi sarete con me, vero? E voglio anche tu che sei con me, anche tu che ti senti carico di peccati, anche tu che ti senti inutile, oppure che hai dato troppa importanza e stai dando troppa importanza a ciò che ti gira intorno, tu che desideri la roba degli altri, tu che vuoi raggiungere, fermati un pochino, fermati a una realtà, perché la realtà si chiama Gesù Cristo. Che giova egli al mondo, che giova egli all'uomo, scusate, se guadagnasse tutto il mondo e poi fa perdita dell'anima sua. E voglio concludere, per lo spazio che ci è dato, con un esempio biblico ancora, di un uomo che aveva lavorato tutta la vita, aveva grandi ricchezze, aveva fatto dei granai, ci aveva messo dentro tanto grano, e ne fece di nuovi, e ne fece ancora di nuovi, e ne mise ancora altri, e poi tutto contento disse: ah, finalmente, anima mia, godi in pace, vendite bene di questi beni, hai lavorato tutta la vita, adesso fai quello che devi fare. E una voce gli disse: stolto, questa notte ti sarà ridomandata la tua vita, l'anima tua, la tua vita, che ne farai? Che ti servirà? E il più grande miliardario, in punto di morte, se potesse dare tutti i suoi miliardi per rimanere in vita, non lo farebbe? Non lo farebbe? Lascia le cose materiali, dà importanza alle cose che non si vedono, dà importanza a quello che è la parola di Dio, dà l'importanza a costruire la tua eredità e il tuo futuro, perché la vera eredità, il vero futuro non è qui, non è per le cose che periscono, ma per quelle che sono eterne, quelle che il Signore ci annuncia mediante questa parola, che deve essere diffusa in ogni cuore, che deve essere conosciuta da tutti gli uomini, questa parola gloriosa, questa parola, la parola di Dio, questa parola vivente che trasforma e trasformerà. Gloria al nome del Signore. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare ancora per coloro che hanno ascoltato la parola di Dio? Vogliamo pregare ancora per noi? Gloria al tuo santo nome. Padre celeste, Padre santo, Padre buono, veniamo a te nel nome di Gesù. Ancora in questo momento, Padre, ti preghiamo per quanti hanno ricevuto la tua parola, per quanti l'hanno ascoltata, per quanti l'hanno criticata. È importante che l'hanno ascoltata, Padre. Certo, siamo poveri nel linguaggio, non abbiamo grandi possibilità, ma confidiamo nel tuo santo, meraviglioso Spirito, che questa parola abbia potuto e possa raggiungere ogni cuore e che ne nasca una decisione, se sono già dei cristiani, di dire: io devo essere un discepolo di Gesù, io voglio essere un discepolo di Gesù. E se sono dei cristiani di nome, che hanno dato tanta importanza alle cose di intorno, alle cose che periscono, ancora che possono ricevere la realtà di una vista spirituale chiara, nitida, che possa far comprendere che non vale la pena vivere questa vita per queste cose, ma che pur vivendo nella società, pur vivendo per quelli che sono i bisogni materiali, la nostra vista possa essere una vista spirituale per costruirci un avvenire, un futuro vero, reale, nel tuo regno d'amore. Padre, benedici i nostri ascoltatori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.